L'Avezzano torna in Serie D a 2 anni di distanza dall'ultima volta, al termine di un campionato condotto in testa dalla 5ª giornata. La matematica promozione è arrivata dopo il 4-0 rifilato al Baggigalupo Vastomarina e dopo le sconfitte con Penne e Torrese. Giornata di festa allo Stadio De Marzi, trascinatori Bisegna, Pendenza e Dos Santos. I tre tenori del super attacco biancoverde, arrivato a 78 gol stagionali. Al De Marzi arriva anche la mesta retrocessione dei vastesi in promozione, al termine di una serie negativa di 12 partite senza vittorie. Avvio coraggioso quello degli ospiti che si fanno preferire ai biancoverdi, apparsi timidi e contratti. L'episodio che cambia il volto alla partita arriva alla metà del primo tempo, quando Iammarino tocca di mano fuori aria sul retropassaggio di Benedetti. Rosso diretto per il numero 1 e sentenza già scritta, perché dal limite dell'area Bisegna centra l'angolo vincente e fa 1-0, suo anche il gol che consegnò l'ultima vittoria del campionato di eccellenza all'Avezzano il 26 aprile del 2015 all'Aragona. In vantaggio di un gol di un uomo, l'Avezzano gioca sul velluto. Al 32esimo ci prova l'ottimo Lombardo, che va sul destro e Stanisci, subentrato a Iammarino, blocca in due tempi, raddoppio che arriva a 120 secondi più tardi. Lancio dalla terza linea di Zanon, Pendenza scatta sul filo del fuorigioco ed è glaciale nel depositare in rete il gol del 2-0. Nella ripresa controllo totale dei marzicani, il Vastomarina si fa vedere con Fieroni, il migliore dei suoi, che tenta la girata improvvisa ma trova pronto Venditti. Al 27esimo Bisegna tenta la doppietta d'autore con un controllo sontuoso e tiro che scheggia l'incrocio dei pali. Nel finale dilaga l'Avezzano. Al 37esimo trist di Dos Santos dopo un'azione orchestrata dai neontrati Braghini e Blanco. 5 minuti e c'è gloria anche per Blanco, che ribadisce in rete con il tacco dopo il tentativo di Dos Santos. Poker biancoverde e la festa è completa. L'Avezzano torna in Serie D. Mister, l'avevamo immaginata proprio così, la festa, la promozione nel vostro stadio davanti ai vostri tifosi, insomma una vittoria meritata. Una soddisfazione grandissima, io essendo d'Avezzano capirete, no? Come ci tengo io a questa città, a questi colori. Ce la siamo meritata perché abbiamo fatto un campionato straordinario, al di là delle ultime due sconfitte che ci possono stare, perché secondo me il campionato è finito dopo Cupello, perché a 8 punti sulla seconda, a 4 giornate alla fine, una partita in più da giocare rispetto agli avversari, ha fatto sì che i ragazzi inconsciamente hanno un po' mollato. Poi lo sapevamo che in casa oggi era un'altra partita, l'hanno fatto bene, da capolista, senza mai soffrire. Ma questo è un gruppo fantastico, devo ringraziare tutti, devo ringraziare il mio staff eccezionale, il direttore, il presidente, la città, i tifosi che oggi sono stati meravigliosi, meritano altre piazze, dai. Non, l'Avezzano non può stare in eccellenza, con tutto il rispetto degli altri, però questo pubblico merita un'altra categoria, come giusto quello che abbiamo fatto, siamo arrivati in una categoria più consona a quelle che sono le potenzialità di questa città. E poi un'altra promozione targata Antonio Torti, lo possiamo dire? Avezzano, ho fatto 3 promozioni, ripeto, l'ho detto prima, io ci tengo in maniera particolare a questi colori. E qualche notte non ho dormito, perché ovviamente essendo d'Avezzano, ogni volta che magari veniva fuori una sconfitta, a ripensare magari quello che poteva andare meglio e quello che poi non è andato. Però vedi, questo è il giusto epilogo di una cavalcata eccezionale. Adesso il futuro, l'anno prossimo aspetta un campionato importante. Beh, adesso ci riposiamo, perché già abbiamo ancora una partita da giocare e noi dobbiamo onorare il campionato. Poi molto probabilmente staccheremo un attimo la spina, perché ripeto, è stata un'annata con molte problematiche. E quindi dobbiamo recuperare, poi ci siederemo a tavolino, vediamo con la società cosa si può fare. È ovvio che una vittoria del campionato comporta che poi nella categoria che raggiungi bisogna fare un buon lavoro. Io non dico niente, per carità, però un buon lavoro per poter rimanere nella categoria dove Avezzano gli compete. Per cui io sono a disposizione, vediamo un attimino quello che succede. La maglia dice ci siamo cascati di nuovo, però questa è una vittoria che riporta l'Avezzano in una categoria senz'altro più degna alla storia e alla città. Beh sì, è l'abito della città, no? La Serie D. Poi ci vuole fortuna, coraggio, investimenti, gli uomini giusti, il manico altrettanto adatto per guidare una cavalcata come la nostra dalla quinta all'ultima giornata. Oggi la gioia è come quella delle altre promozioni,
tornare in Serie D per me è riprendermi quello che il Covid mi aveva tolto con la cristallizzazione delle classifiche, quindi questa è la festa più grande. Questa è la festa più grande. A quante vittorie siamo arrivati con la presidenza Paris? Questa è la quarta. Prima categoria, promozione e due volte d'eccellenza. Tre playoff persi in promozione, eccellenza e Serie D e due Coppa Italia. E un trofeo, una Coppa Mancini. Non lo so quale altro presidente ha fatto meglio. Questa vittoria come la collochiamo? A che posto la collochiamo? È come le altre. È chiaro, ritornare nel calcio nazionale, la Serie D è quello che faceva parte dei miei piani quando ho allestito insieme a Ridolfi la squadra, e sono contento di questo, che sia arrivata nonostante la grande difficoltà in tutti i sensi a portare avanti questa macchina, perché poi ci vogliono i numeri, ci vuole l'attenzione, ci vuole la coesione, e mi ha salvato il senso di appartenenza. È il senso di appartenenza che mi ha spinto a allestire la Ferrari e provare chiaramente a fare quello che poi è giusto per la città, per il territorio, e quindi era quello che volevo, insomma. Voglio ringraziare gli sponsor che mi sono stati più vicini, e quindi questo è l'aspetto cardine. E mi auguro che la Serie D mi ridia ciò che è un po' svanito, la visibilità, tornare a fare un campionato adeguato. Non ci scordiamo che questo per me è il sesto campionato nazionale, e è la vecchia C2 la Serie D, quindi quando si parla di siamo in Serie D per andare in Serie C, noi in Serie C dell'attuale Serie C siamo stati nei 100 e oltre anni di storia del club una sola volta, e quindi so che significa andare in Lega Pro, in Serie C, ma ovviamente è qualcosa che ci vuole tanto per arrivare in Serie C. Soprattutto ci vuole non solo l'organizzazione, ma ci vuole il territorio dietro, e soprattutto l'unione tra tutte le forze sociali. Dalla squadra di calcio parte la politica, parte il turismo, parte qualunque altro aspetto legato all'imprenditoria locale, e non solo. La visibilità che ti dà l'Avezzano Calcio in Serie D è tutta un'altra storia, e quindi quello che mi auguro è proprio questo, che si arrivi a trovare la forza di sostenere una squadra in una categoria importante quale appunto la Serie D. Mi auguro vivamente che questo succeda, e non so, sai, oggi sono troppo felice per essere tranquillo nel ragionare.